Cazzo, incredibile come lo failo tutte le volte e ogni volta sono convinto di non sbagliare. Ciao Alan, bacione. Comunque benvenuti ragazzi, finalmente siamo tornati con una nuova live, che era un bel pezzo che non streamavo, credo oramai un paio di mesi. Aspettate, volevo fare tutto per bene così da non editare questo futuro video, però credo che dovrò farlo. Comunque, sono contento che siete qua, soprattutto per supportarmi per un opening. Diciamo che potrei avere qualche box di pote. Alan, aspetto la sub. Avrei qualche box di pote da aprire. In più, ho un box anche da Magic Corner che... Così, si potrebbe aprire pure quello. Dipende come va. Oggi si... Ah, ragazzi, oh! Bisogna mettere in chiaro una cosa. Allora. Io, come anche Chaos, come anche un altro amico mio, Filippo, che lo avete conosciuto in live sul canale, adesso su Twitch non lo so. Fra... Vediamo. Comunque, vi stavo dicendo, io come tanti altri avevamo comprato il case di pote anche da 4X. Perché dici, vabbè, ci sta un case, ma vuoi mettere due? E quindi io mesi fa mi sono svenato, ma proprio svenato, per riuscire a pagare il secondo case. 3-4 giorni fa a Filippo gli arriva un'email su Car Market che dice: guarda, zii, il fornitore non ce l'ha dati, quindi... la preghiamo di annullare il suo ordine. E lui, incazzato nero, mi chiama e mi dice: capè, tocca da fuoco a tutto 4X. Veramente in maniera goliardica, mi dissocio da tutto questo. Però, diciamo, era abbastanza incazzato. Io ho detto, vabbè, dai. Forse il problema è solo su Car Market. Io, che ho comprato dal sito, riesco a salvarmi. Il giorno dopo, messaggino da Chaos, mi dice: fra, guarda cosa mi ha mandato 4X. Era l'email di annullamento dell'ordine. Perfetto. Apro la mia email, c'era anche la mia. Quindi io, angustiato, cioè a sto giro non ho buttato altri soldi, perché potevo comprarne un altro a 850 euro, ma non credo che sarebbe stata la mossa giusta. Foca, sì, alle 4 oggi, perché devo aprire il prima possibile questi e tanti altri box, e se inizio la sera non faccio in tempo. Comunque vi ricordo che se vi subate avete la possibilità di vincere il playmat. Torniamo con la stessa faccenda di giugno, perché ovviamente non siamo ancora arrivati a 20 sub contemporaneamente. Allora, scusate che mi sono perso con un paio di messaggi. Sì, ecco, leggo gli ultimi messaggi e poi inizio, eh. Ok, se sbusti il morfotronico mi sabbo, tieni i soldi per... No, perché comprare altri tin, cioè, c'ha poco senso adesso, perché mi costano 10 euro di più a case e non mi va. Bro, il cellulare su... Ah, ok, va bene. Ma... avessero consegnato il case, io mi su... Allora, diciamo che sono a caccia di tutto. Qualsiasi cosa abbia un valore alto. E soprattutto, diciamo, vabbè, oltre la Starlight... Ragazzi, oggi sono senza playmat di Yugi, eh. Cioè, vi fa... Scusate... miseria, te pareva che la webcam doveva smettere di funzionare? Oh, è ripartita, grazie a Dio. Allora, oggi siamo pure senza playmat di Yugi. E allora, praticamente quello che sto cercando io in questi box, a parte, scusate che levo la musica, a parte le Starlight, che ma sono interessanti sì e no,
cerco la Terreno Tier Lamens e la Terreno Tier Lamens, la carta magia. Un secondo, ragazzi, c'è. Allora, volevo stare al fresco, ma non riesco a starci. Cioè, trapano e anche no. Vi stavo dicendo, di carino c'è la carta magia Tier Lamens, la carta magia... No, sì, la carta magia Pollusa, quella che fa da Neghino. Poi blu degli sprite, e poi c'è un sacco di altra roba che c'ha valore un po' più basso. E di box ne abbiamo 13, perché c'ho quelli del case più uno che mi ha mandato Magic Corner. Adesso vediamo per quello, che non so se aprirlo in video o in live. Chaos, mi fai compagnia? Lo apri pure te. Allora, andiamo col primo, dai. Comunque, allora, vorrei tenermene uno messo bene, così mettiamo la scatola in collezione, visto che un box intero non riesco a tenermelo sigillato, perché tanto lo apro comunque. No. Allora, ditemi se sto laggando. Spero di no. Carta magica, vabbè. Ah, ok, va bene. Chaos, mi fido di te. Oh, allora. Allora. Io adesso aspetto la sub, Fra, ne abbiamo trovate due, neanche una. Fra, aspetta, dov'è la sub? Dov'è la mia sub? Ne ho trovati due. Mi aspetto due sub. Comunque, prima non ti ho ringraziato, Chaos, grazie della sub, Allora, prima carta magia ricca. Adesso dobbiamo andare abbastanza spediti, perché altrimenti non finiamo più. Hai trovato la peggiore e la seconda migliore dei morfo. Mi sembra buono. Sprite Gamma, Vermulips, carino. Altra carta, vabbè. Mostro Goti. Comunque, ragazzi, allora, se ci avete la possibilità, recuperate la trappola Utopia, la roba Goti, che secondo me sale, insieme anche alla carta magia dei Neos, che più avanti dovrebbe uscire un supporto carino, e diciamo che potrebbe salire. Allora, nuovo supporto Melfi. È il mostro Tier Lamens. Sprite Gamma, Crosskeeper. Allora. Branded Explosion. E abbiamo la prima carta Tier Lamens. Questa è ottima. Almeno non sprechiamo secret. Oh, ecco. Il gadget e il Gunkan. Dai, fra. Bravo, 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 bravo. 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 Ringrazia. Che grazie a quelle sub tu mangi, ricordalo. Ah, ok, Foca, è problema tuo, no? Pensavo di essere io, volevo morire. Se non trovi il 3x della spell terreno, fammi... In che senso ti faccio un buon prezzo? Allora, abbiamo... Overfusion... Sprite, Branded, ecco, volevi pure questa, ecco. Abbiamo tutto. Tier Lamens e la carta trappola Exorcister. Aiuto, ti ciacco, Prezzo amico. Ma guarda che la roba, la terreno Sprite, mi sa che me l'hanno già... Cioè, mi hanno già preso anche tutto Sprite. Quindi, dipende. Tier Lamens, Sprite, Tier Lamens, Tier Lamens e mostro Super Tier Lamens.
Oh, ragazzi, questa è la carta più bella del set, eh? Ricordatevela. Allora, quale magia vuoi? Spell terreno. Che carta è che... Che terreno è? Non ce l'ho presente, me sa. Allora, Ice Jade, Venish, vabbè, rosa brillante e il mostro Albaz. Altra carta morfotronico. Ragazzi, voi avete già aperto qualcosa? Avete buttato i vostri soldi in qualche modo? Allora, Chaos, spiegami quale vuoi, perché non so di quale terreno tu stia parlando. Quanto è carina la roba Melfi. Questo Vernus, Vernusilp. Beh, carino come archetipo. Elefante. E mettiamola qua. Boh, devo vedere. Perché probabilmente darò via solo la roba che vale. La roba che sta niente me la tengo. Allora, questo sembra il coniglio dei... Non mi ricordo in quale fiaba c'era una roba del genere. Branded, Sprite e Sprite Jet. Ok. Mi sento un po' arrugginito, non... Allora, vediamo, vediamo. Il Link Sprite. Buono. Quello che sembra una scalinata tra lenti microscopiche. Dovrò vedere. Anche questo non è male. E poi, vabbè. Intanto... Fra tranquillo che tra le comuni ci sta... Cioè, è uscita un po' di roba morfo. Così potrei montarti il mazzo meme. Guarda che bello! Quanto è bello sto supporto Hero, è fantastico. Spirito di Neos è fighissimo. Mettiamo da parte. Vabbè, togliamo. Non mi toccare i mazzi. Sì, io faccio soldi perché te vuoi montare mazzi meme. Cioè, io sono contento, eh. Non vedo l'ora. Dai, ragazzi. Ne vogliamo parlare? Penso che è uno dei supporti acqua più forti che è uscito ultimamente. Banna un mostro scoperto, acqua, serpente marino o pesce che controllo e pesco due carte. Dai. Ho visto gente che la schifava. A me piace. Cioè, fortissima. Se esce un mazzo che sia acqua, serpente marino o pesce con che c'ha gli effetti che partono se le carte vengono bandite, è un più infinito. Questa spell era tipo già uscita, invece di Avaris avevano scritto Grid. Davvero? Non lo sapevo. Ma dov'era uscita? In Giappone? Perché da noi una roba del genere non è mai uscita. Ragazzi, ma... Mi stanno uscendo solo le foil buone. È mai incredibile. Ma ci metterei la firma che tutti i box sono così. Allora, abbiamo Branded in Central Dogmatica, Red, Rose, Digit e carta magia Punk. Comunque, ragazzi, quanto è carina. Cioè, ogni tanto la Konami fa degli artwork che so... terribili. Alcune volte fa roba fighissima. Ah, ragazzi, non ve l'ho detto, ma voi lo conoscete Rayhunter su Instagram? Praticamente ha fatto una guida dove all'interno parlava del collezionismo di Yugi e dei primi set e comprende tutto Yu-Gi-Oh! Normale e GX. E ha fatto una guida dove parla di questa cosa. Ho comprato la guida e a settembre la leggeremo insieme qua su Twitch e andiamo a conoscere la storia del collezionismo di Yugi. Confido che ne faccia anche un'altra dove copre praticamente le altre ere del gioco, anche se comunque è un collezionista di roba vintage lui, quindi non so se vedremo mai quella, cioè, una seconda parte. Ok. Carta Vendred. E poi roba inutile.
ne è uscita lo structure dei serpenti marini, si chiamava Murena. L'effetto era diverso, ma il design... Ah, ok, sì, la conosco come carta. Che poi è anche salita di prezzo. Ho visto da OP che sta tipo a 2 euro e quindi dovrei sbrigarmi a caricarle. Comunque abbiamo anche il supportino Gem Knight, che anche questo, diciamo, che come mazzo non mi dispiace. C'era un po' di anni fa a un ICS a Rimini, un tipo lo portò e quasi che arrivò il day 2 o top 4, non ricordo. E l'unica cosa è che l'avversario, come si chiama? Bello, bellissimo. No, ragazzi, il supporto Goki è bellissimo. No, ragazzi, è fantastico. Che questa è la carta promo del box. Cioè, se andavate a fare lo sneak, vi davano questa carta in versione ultra. No, è bellissima. E vabbè, poi niente. Comunque vi stavo dicendo, c'era questo ragazzo che... Cioè, c'è l'avversario straniero, questo con Gem Knight italiano. Gli chiamò il judge, gli disse che le carte erano imbarcate e si è preso un game lost. Lui, ovviamente, se voleva continuare a giocare, doveva trovare, diciamo, una versione alternativa, un'altra copia della carta che non fosse imbarcata. Ovviamente, nessuno aveva quella roba e se ne andò incazzato nero. No, ragazzi. Ragazzi. Oh mio Dio. È quella carta. È quella carta. Buh, no. Sì, no. Voglio piangere. Cioè, sono contento. Wow, la Starlight più brutta. Aio boh. Mettiamogli una sleeves per compassione, veramente. No, ma questa scende a 70. Ma guarda, sta talmente poco questa che me la tengo. E io che pensavo in un enforcer, ma vaffanculo. Beh, ho talmente tanti box da aprire che, ridendo e scherzando, ce ne potrebbe essere anche un'altra, eh. Allora, vediamo. Bellina. Carta magia Melfi. Allora, tranquillo, è ancora il box di Magic Corner. Ma guarda, posso aspettarmi due Starlight dallo stesso box alla fine. Cioè, non è una cosa impossibile. Cioè, attualmente sono abbastanza fortunato, quindi veramente ce ne possono essere due. Comunque già il fatto che sia uscita questa mi dà un plus sul case che mi permette di guadagnarci. Allora, Vernusilp. E andiamo avanti. Digital Janning, Tier Laments. Ottimo. No, ragazzi, sto case, cioè sto box è fantastico. Cioè, non mi è scappata una ultra brutta. La Starlight, una secret buona, una decente, quindi ho posto. Ah, Ethereum. Io se non trovo una Starlight di valore non ci guadagno mai, perché le carte tier me le tengo. Ma se ti tieni qualcosa non ci puoi guadagnare. Cioè, io l'ho pagato 6,60, quindi veramente poco. E ho la possibilità di guadagnarci anche senza vendere la Starlight. Scusate ragazzi, mi metto a caricare il PC. Allora. Allora,
diciamo che con sta Starlight mi sono rifatto del vecchio case dove non è uscito effettivamente niente. Che comunque, ragazzi, secondo me è meglio sta Starlight qua che certe Starlight che uscivano in difo. Cioè, lì c'era roba veramente brutta, Allora. Tanto vabbè, le comuni sono sempre le stesse. Il primo metamatch. Questo è ottimo. Ho visto un mazzo che... cioè, ho visto questo mazzo toppare a un... non so se era un regional, una roba del genere. Quindi è da tenere sotto... cioè, sott'occhio sta carta. Già, come si chiama, sottrazione Sigma sono salite di prezzo. E dire che, diciamo, sottrazione ne ho comprate tipo 70 copie a 36 euro. E tipo ieri ne ho vendute 10 copie a 25. Stonks. Adesso vediamo che succede. Con l'euro probabilmente vedremo roba salire di prezzo e roba crollare. Quella è una di quelle carte che... ottimo! È quel genere di roba che potrebbe salire di prezzo. Metamatch sta facendo risultati solo ai local per ora. Mazzo divertente in sé, ma non penso sia fortissimo. Guarda, a sto punto non... cioè, potrebbe esserci qualsiasi cosa, Cioè, potrebbe succedere qualsiasi cosa. Per dirti, all'euro potrebbe fare top 1 con la carta magia Neos e quella carta salirebbe a 50 euro. Spinny... oh, eccola, l'abbiamo chiamata, Instant Contact. Perfetto. E il mio obiettivo sarebbe trovare tutto in playset. Cioè, almeno la roba buona. Poi se esce... sì. Poi se escono una cosa come 6 blu, sono ancora più contento. Allora. Cioè, lo paragoni al 3. In che senso? Allora, vediamo. Altro supportino Gemnite che non avevamo trovato prima. Adesso, appena c'ho un attimo di tempo, che torno in Osimo, me lo voglio montare su Master Duel Gemnite e vedere come va. Ecco, altra carta Gemnite. Sono contento che la Konami supporti questo mazzo, perché, nel senso, ha del potenziale. E se gli sbannano anche Brilliant Fusion, può fare veramente i buchi. Carta Goti. Allora, perché fondamentalmente la board che fai e il modo in cui evochi mi ricorda Tri. Ah, in che senso? Però aspetta, di che mazzo stai parlando? Carta Melfi. Allora, vediamo. Ok. Corolla. Ah, ok, penso che parlavi di Gemnite. Vabbè, ci può stare. Branded Rose. Bellissima. Questa è la scena finale della seconda serie di Yugi, GX, dove c'è Jaden che combatte con Yugi e nell'ultima scena di combattimento c'è Neos che combatte con Slifer. Molto carina. Ci sta come supporto. Cioè, non conosco l'effetto, però ci sta a livello di artwork. Forse avrei ripreso proprio la scena dell'anime, ma da come ho capito, gioco di carte e anime sono... cioè, appartengono a persone differenti, quindi non possono. Però, bella la citazione. Rose, Vernusilp, Red e carta magia punk. Super. Sì, carta magia, carta synchro punk. Voglio dire, chiudi il turno su una trappola che ti evoca Metamatch con cui sei costretto a fare evocazioni Xyz o Synchro. Ah, ok, di Metamatch stai parlando. No, stiamo laggando, dai. Ah,
Allora, vediamo, aspettiamo un attimo un secondo che smette di laggare. Oh, si è sbloccato. Vabbè, parlando di carte di sto set, la Spell degli Hero è un fotogramma preso dalla sigla GX, che dovrebbe esserci anche Erneus. Ah, è vero poi. C'hai ragione. Oh, guarda un po'. Top. Altra secret ottima. Dai, dai, dai. Se continuiamo così, possiamo. No. Ah, però è il Therion. Perché Tottima? Non. Mi stai prendendo per il culo? Vengo a casa tua e te pesto. Facciamo il pesto. Vabbè, carta Therion. Vediamo. È per i macchina. Ah, ok. Allora, mi stai prendendo per il culo. Tocca fare un bannino. Allora, Venusilp, Digit, Sprite e Loris, altra signora del lamento. Mamma mia, penso che morirò quando. Quando. Cioè, per quando finisco. E anche nel caricare le carte. Comunque, no, no, cioè. Caos, considera che la roba che sta a zero, non la caricherò per niente. Perché tanto. Finisce come l'anno scorso con quella fusione di Bode che dopo si è giocata in Branded, cioè in Albatz, e tipo era salita troppo e io volevo morire perché l'avevo venduta a 1,50 euro. Quindi a sto giro si vende solo quello che costa. E poi sono un fan dei mazzi macchina, quindi se voglio rimontarmi il Mac, quella. È da provare. Che comunque parlando con Toda mi ha detto che è anche simpatica come carta, quindi quasi quasi. Allora, abbiamo Cross, Tier Laments, Pixies e carta Magia Punk. Bene, altro calo di. Dai. Non laggare, per favore. Che belle le Tier Laments Common. Non mi viene per niente da cringiare. Sai che non ho idea di quali siano? Ah, ok, eccola. Beh, però questa ci stava super. Che ultra sprecata. Dopo andrò a vedere i vari effetti, ma nel senso. Se non sei Tier Laments, se non sei Sprite, non sei nessuno. Allora. Tier Laments, Tier Laments, Branded e Power Tool Dragon. Sarà contento Francesco. Allora. Niente, 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 niente. Ottimo! Sta una quindicina d'euro questa. Confido non crolli adesso che l'ho sbustata io. Poi. Dai, tirami fuori un'altra bombetta finale. E niente, super. Fun fact, Power Tool Dragon non è uno dei 5 draghi. Lo so che non è lui, è il sincro che si evoca con lui. Vediamo se è uscito tutto. 2, 3, 4. Sì. Ma mi sembrava mancasse una ultra. Allora, ho perso il coltello. Vabbè, apriamo con le chiavi da macchina. Allora, per adesso abbiamo una, massimo due ultra sprecate. Per le secret stiamo andando benino. E la Starlight, diciamo, è stata sprecata. Però, in senso, c'è posto ancora sta. Allora. No, stiamo laggando di nuovo.
Non vedo l'ora di comprare il fisso. Così poi streameremo per bene e faremo un sacco di robe fighe. Altro fun fact, Chrome non dovrebbe... Aspetta, vorrei non legge... Ok. Altro fun fact, Chrome non avrebbe dovuto avere l'importanza che ha avuto nello script iniziale. Il creatore di Yu-Gi-Oh! Doveva essere uno dei protagonisti di 5DS. Dove l'hai letta questa? Che non l'avevo mai sentita. Un altro Gemnite. Speravo fosse la fusione Tier Lamens. Allora, comunque ragazzi, probabilmente, ho già acquistato i tin, quindi li apriremo insieme. Probabilmente apriremo anche Magician Mavens, un case. Dei tin ne ho comprati 5, perché me la sento buona. Secondo me sarà un gran set. L'unica cosa è che... Altra sincro sprecata. Diciamo che è più bella Secret che Starlight. L'unica cosa è che quella Starlight vale forse 10 volte tanto. Chaos, se mi dai un'occhiata... se mi controlli un attimo quanto vale questo palo. Sprite Jet. Ho visto un video con il design dei personaggi del drago che avrebbe utilizzato. Il drago somiglia molto a una delle evoluzioni di Arcidiamante Drago Rosso, fuso con Gandora e a Kurika Divinatrice. Allora, altro Gemnite. Comunque, vi stavo dicendo, Magician Mavens attualmente sul market a comprarlo costa 850 euro, 900, una roba folle. Non si sa perché costa così tanto. Diciamo che assomiglia molto a un Ghost from the Past. È stato già annunciato lì dentro. Allora, vi stavo dicendo, è già stato annunciato Moye e Sera, e che dovrei vendere perché ne ho un playset. E poi cos'altro? Sera, Moye e qualcos'altro, non mi ricordo. Poi ci sono degli archetipi nuovi. No, mamma mia, che palle. Un'ultra buttata via. Che box de merda. E poi non si sa. Cioè, secondo me lì dentro ci sarà tutto Live Twin. E poi cosa ci potrebbe essere? Boh, non c'ho proprio idea. Prosperity che la buttano lì dentro? Non credo. Cioè, Prosperity non me la vedo nei team. Me la vedo in Battle of Chaos. Asura ha tipo nulla. Asura dici... cioè, sta carta di merda. Allora, Shamers, Digit, Pinny, Tier Lamens e carta di merda. Allora, Venusip, Ice Jade, Rose, Verme e super inutile. Comunque tra le super, penso che l'unica roba utile è il Metamatch. Riassura... Ah no, ok, ho capito qual è. Sì, ma guarda, quella già ce n'ho una. Spero di non sbustarne tante. Qua ci dovrebbe essere qualcosa. Carta mosso Tier Lamens. Abbiamo Rhinohurt, ottima. Bene. L'unica cosa è che non è ancora uscito un blu di sprite. E questa cosa mi preoccupa. Venusilp, Tier Lamens, Venusilp e Goti. Più che altro deve uscire anche la magia... com'è che si chiama? Apollusa, che anche quella sta sui 50 euro. E vorrei avercene un bel playset. Crime, Merry, Tier Lamens, Red e Grantunk Dragon. Molto bellina come carta. Se questa carta è evocata normalmente specialmente, puoi retargettare due mostri sul terreno, distruggili. E se fai questo, questa carta guadagna 600 per ogni carta distrutta. Carina. Onesto come effetto. E niente.
Comunque siamo già al terzo box, eh? E deve uscire ancora una ultra. No, sì, una ultra, una secret sicura. Overfusion e Therion, rettile. Vediamo, vediamo. Che Borea e Regulus sono scesi un sacco di prezzo, quindi non so se questi ci avranno potenzialità di salire. Red, vabbè, niente. E ok, ottimo. La carta rapida Sprite. Meglio di niente, guarda. Ok, dovrei laggare un pochino meno. Allora, merda, 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 merda. E mostro super tier Lamens. Sì, che risale, te l'ho detto, ci sono in programma i supporti ma... cioè, i supporti Mac? Perché i machine sono i supporti Mac. Davvero? Dove e quando? Dimmi dove, quando... Che a sto giro tiriamo fuori la magia exorcista. Ah, macchina. Allora. Allora. E niente. Altra carta Gem Knight. Dopo gli darò un'occhiata a quello che abbiamo sbustato. Per vedere un po' cosa c'è di interessante all'interno del set. Cioè, perché mi son ho dato un'occhiata solo alla roba Tier Lamens e Sprite. Bellino questo, dai. Figo come artwork. E ho dato un'occhiata solo a quelle, non mi sono interessato del resto. Ho visto che questa è una merda e basta. L'ho visto tipo un mese fa da Mr. Potato e ne parlava per l'anno prossimo. Sì, però per l'anno prossimo siamo di nuovo vicino ai teen e verranno ristampati nei teen dell'anno prossimo. Quindi c'ha poco senso. Allora. Merry Beninus... Vabbè, io non riuscirò mai a leggerlo il nome di quell'archetipo. Spero che in italiano abbia un nome più decente e più semplice. No, penso parlasse di inizio anno prossimo. Boh, non lo so. Sì. Sì, me posso fare una sega adesso. Finalmente. Guardate quanto è bello. Guardate i suoi 80 euro di valore. Ragazzi, sono molto venale. Però, vabbè, scusando il fatto che è bellissima come carta. Poi, un archetipo tuono. Meta. Cioè, era una vita che non si vedeva. Sennò, mi sa che non si è mai visto. Che bello, dai. Dai così. Questo, secondo me, Prisma, era fighissimo. Diciamo che sta carta ha ritirato su tutto il box. Che dopo l'altra secret... Volevo solo che piangere. Una vita... Ah, okay, è giusto, Thunder Dragon, non ci pensavo più. Però a parte Thunder Dragon, non ce ne sono stati altri. Cioè, almeno che io ricordi. Allora, Tier Lamens, Sprite. Ma... Ti dirò. Non è così male. Vabbè, dopo che ho tirato fuori lo Sprite... E va bene tutto. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Attualmente non manca niente. No, cioè, o avevo già ipotizzato mazzi come Thunder Family e Watt. Ma sai, quelli non li ho visti topare molto ultimamente. Ma anche tipo quando sono usciti o quando il mazzo non se lo inculava già più nessuno. Guarda, ragazzi, il fatto che sia già uscito un blu mi fa sperare bene, perché l'anno scorso Enforcer è uscito in playset gli ultimi tre box. E tipo, volevo morire. Cioè, pensavo di essere andato in un meno incredibile.
Allora. Alla fusione. Quanto sta sta fusione? Cioè, è buona come carta, ma non ho visto i prezzi in prevendita. Quindi potrebbe stare a 2 euro come potrebbe stare a 20. No, 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 ma lo conosco l'effetto. So che puoi tirarla facilmente. Però non mi sono informato su il prezzo. Carta Gemnite. Allora. Allora, merda. Ok. Ormai, ragazzi, non lo dico il nome. Comunque, non vorrei dire 3 box, no, 4 box ed è uscito un metamatch, eh. Allora, Sprite Red, Melfi, Branded, Over e vabbè, super di merda. Allora, no, ma poi c'è anche un effetto simpatico. Allora, ogni battle damage il tuo avversario take from battle involving discard. Ah, il danno da combattimento è doppio. Se è mandato al cimitero, puoi pescare una carta. Eh sì, anche l'effetto non era malvagio, eh. Ok. Carta punk. Più che altro perché ti permette di fare un più uno. No, c'è un più uno quando muore. Ne vogliamo parlare? Quanto è bella. Ragazzi, questa carta è bellissima. No, ragazzi, è bellissima. È bellissima questa carta. Cioè, penso una roba così figa era anni che non la facevano. E poi, vabbè, parliamone. Apollusa è, penso, una delle best waifu che esistono. E niente, per il resto, palta. Dai, stiamo andando benissimo. Se la seconda secret è bella come questa, siamo a cavallo. No, niente. Avevo visto foil. Da quando c'è la super nel pack, sei disorientato a ogni sbustata. Cross, Tier Lamens, Melfi e carta Tier Lamens. Kurikara probabilmente proverò a metterla in qualche gruppo americano, perché vabbè, è in inglese, forse qualcosina in più te la valutano. Posso andare per i 20? Ah, Chaos, fai come vuoi, tranquillo. Non sei obbligato. Allora, Sprite, merda e carta punk. Più che altro devo sperare di beccare un play, cioè il playset sia di blu che di Ultimate Slayer. Allora. Ok, merda. Ottima. Altra ultra buona. Che, ragazzi, se potete recuperatela, soprattutto se giocate mazzi, serpenti marino, acqua o pesce. Poi abbiamo Carrots, Digit, Pinny, vabbè. Altro slot di un ultra buttato. Io spero non debba cestinare anche una secret. E comunque no, quanto stanno attualmente? Perché sapevo fossero scese dopo la reprint. Poi attualmente non lo so. A quanto si aggirano? Perché se sono salite tante, a sto punto conviene prendere l'agosto. Che tipo si aggira sui 50, se non sbaglio. Tier Lamens. E dammi un Tier Lamens. E niente. Altra super.
perché continua a dare supporti a sto mazzo di merda? Cioè, non, nessuno se lo incula e continuano a metterle. Allora. Ragazzi, vi ricordo che se siete interessati a questa espansione e volete sbustarla, vi ricordo che sul sito di Magic Corner potete acquistarli e se non li trovate più in offerta c'è il mio codice sconto 2022 cappello, così un 10% di sconto easy ve lo beccate. Poi se non... Ah no, aspetta, ma che cazzo dico? Era terreno dei Tier Lamens. Un attimo, me l'ha preso male, non l'avevo riconosciuta. Perché Splat chiudi con tre mostri, quindi sai com'è. Ah, vabbè. Pensavo ci fosse qualche ragione oscura di collezionismo o roba varia. Emperor. E no, non avrai la terreno Tier Lamens. Allora, vediamo. Carta magia ricca. Allora. Aspetta, questa è una secret, mettiamola con le secret, dai. Carta magia Melfi. Comunque la roba buona sta uscendo, il problema è che me ne deve uscire di più. Caos, non te la posso dare. Cioè, mi hanno chiesto entrambi i mazzi. Guarda. Non la guardo io, C'è qualcosa di buono? No. Però, vabbè, la Super Tier Lamens. Dai, smetti di laggare. Fammi questo enorme favore, computer di merda. Non mi interessa, sbusto comunque. Oh, visto? Ah, ancora super, dai. Sono rimasti due pacchetti e poi andiamo avanti. Sì, caos, tranquillo. 1, 2, 3, 4. Ottima. Carta rapida. Sprite. E... Oh, è altra carta sprite. Onestissimo, finché tiriamo fuori carte del genere va più che bene. Diciamo su 4, 3 sono buone, dai. Dove cavolo ho messo il mio coltello? Ah, ecco. Ragazzi, vi ricordo che se non siete sub di questo canale o follower, potete tranquillamente followarvi gratis. Cioè, e poi vi do il codice sconto su Magic Corner, mi sembra il minimo. Ah. Allora, andiamo con... un altro giro. Mamma mia, io già sto sudando e sto a... Oh, vediamo la terza Morari. Adesso basta, preferirei trovare altre ultra più costose. Però, vabbè. Vediamo qua sto giro che secret mi dà. Ok, no, altra super. Allora, Digit, Tier Lamens. È un'altra di queste. Sarebbe bellissimo trovare la seconda Starlight. Almeno così compensa il case mancante. Loris, quindi niente. Allora,
Allora, niente. Sono un po' in ansietta, perché devo recuperare. Bellissimo, oh, bellissimo, bellissimo, così, così, deve... I box devono continuare così, non... niente di più, niente di meno. No, niente di più, anzi. Sprite, dai. No, che cavolo faccio, che mi confondo. Super, vanno qua. Dopo tutta sta roba dovrà essere caricata su Car Market. E già voglio morire. Allora, roba tier laments e il power tool. Allora. Dai, non... Per favore, questa mi sa che è una super, eh. Allora. Dai, non mi laggare. Infatti era una super. Bene. Che sarà? Sarà? Se non esce un altro sprite blu o un'altra carta che costa, che sarà? Sarà. E niente, mamma mia. Questi super de merda. Avessero fatto qualche super decente almeno. Mi ricordo quando è uscito. Ma che spreco. Mi ricordo quando è uscito Twin Twister, che era una super di Bosch. Sembra che le super erano già assicurate. E tipo quella carta di merda stava a 5 se non 8 euro, una roba del genere. E poi era fortissima. Cioè, era strano che la Konami si fosse giocata una carta così forte, super. Allora. Carino. Tanto prima o poi sarebbe dovuto uscire, ovviamente. Abbiamo la carta cover. Questa carta bastarda ci ha fatto sudà un botto, perché si credeva che fosse uscita Secret insieme a la magia, mentre in realtà questa era Ultra e la Secret che ha preso il posto suo è stata la Lexor Sister, cosa che ha cambiato totalmente la situazione dei case, perché questa sarebbe stata 2 euro come anche lo è adesso Ultra, e Lexor Sister si fa 25. Diciamo che c'è una leggerissima differenza di prezzo. No, diciamo... Che merda. Tanto sono sicuro, becco un'altra Starlight e lei, 100-100. Allora, abbiamo l'archetipo di merda. Guardate, esce un blu, 1, 2, 3, 4, niente. Non funziona. Allora, manca un'altra secret. Allora, Sprite Jet. Vediamo cosa... riesco a tirare fuori. Per quanto riguarda le ultra siamo andati veramente male. Allora, un altro Therion rettile. Vediamo. Vabbè, sta una decina d'euro. Meglio di niente. Non so se c'è una secret più brutta di quella. Ok, carino questo. Allora. Comunque, il metamatch, un case. Ancora ne è uscito uno solo, eh.
Adesso non vorrei dire, ma potrebbe tipo salire un po' di prezzo, eh. Adesso non so se sono stato io sfigato, però uno, nel senso, se volevo montarmi quello come mazzo sarebbe stato un po' un not stonks. E una carta gem, like. Allora, non so quanti box siamo arrivati, ne mancano ancora 7. Di cui uno in italiano, credo. No, 7 più uno in italiano. Quindi effettivamente ci abbiamo un bordello di roba da tirar fuori ancora. Allora, tiriamo fuori i pacchi. Così leviamo anche la scatola. Fammi un attimo un po' di pulizia perché... E possono essere cascati... Cioè, può essere cascato qualche pacchetto vuoto. Oh, che bello fare pulizia. Via. Perfetto. Abbiamo per adesso delle ultra. Vabbè, sto giro veramente brutto. Delle secret che... Ma non me posso lamentare. Sono tutte pseudo decenti o decenti. E le super, boh, se mi fosse usciti qualche meta match in più, potevo essere contento, eh. Allora, dai. Comunque, sto cazzo di playmat mi sta consumando le braccia. Ragazzi, il duro lavoro dello spacchettatore che a sto giro tira fuori un'altra fusione più che buona. Carta magia Exorcister. No, mettiamola qua. Niente. Ottimo. Dai, smettiamo di laggare, siamo nel 2022, in una streaming non si può laggare. Onesto, il 2 per, finalmente una secret decente, grazie. Ok. Super Tier Lamens. L'unica cosa è che non mi è ancora uscita la seconda la seconda magia pollusa, che ho bisogno del playset assolutamente. Che palle, che spreco di carte. Oh, un altro metamatch decente. Il circular. Spread jet. Ormai faccio come le uova. Si apre, si butta. Allora. Che palle, che spreco. E siamo a due, cioè, o la secret è buona o le ultra sono buone. Non è possibile fare un mix, eh. Tranne il primo box. No, dai. Ci posso stare, poteva andare molto peggio. Soprattutto perché c'ho tutto Exorcister. Oh, dov'è? Ecco la foil. Ok.
Carta punk. C'ho tutto Exorcister in americano, quindi gustare quelle non è male. Dai, non si può. Non si può laggare nel 2022. E sbustare anche le super. Allora. Dai. Almeno se devono uscire ultra brutte, fate uscire lui. Lui c'è posto sta. Almeno è una carta bella, è una carta iconica. Cioè, che alla fine, vabbè. Sono contento che non sia uscita Secret, però, nel senso, Secret avrebbe fatto la sua porca figura, eh. Allora, vediamo. Ok, super. Di merda. E andiamo. E niente. Carta Melfi. Allora, 1, 2, 3, 4. Non ci siamo, non ci siamo. Dai, 1, 2, 3, 4 e niente. Mi sa che l'abbiamo finite le foil. Eh sì. Mai con un box fallato con una secret in più come ha fatto Dlarzo Mangaka, adesso non mi ricordo più. Dai che crediamo nel cuore delle carte. Niente, non ci ho creduto abbastanza. Tra un po' sfondavo la carta per quanto stava a far forte. No, non è possibile. Ecco. Allora, e la vita, se bella, basta avere l'ombrella, che ti ripara la testa. Ok, carta Goki. Mettiamo qua le nostre carte che ci fanno da santini. Soprattutto lo Sprite Blu. Che palle. Ecco, adesso inizia quel trick infinito di ultra di merda. Però se ci sono ultra di merda vuol dire che le secret sono buone. Quindi mi fai uscire due secret che se possono definire secret. Grazie. Melfi. Ah. Cioè, è una buona carta, molto bellino come artwork, la nuova carta utopia generica, tipo fa da giudizio, no, da strike, e ti evoca la carta sul tuo terreno, però vabbè, strike è più forte. Cioè, ah, ok, l'effetto era banna una carta alla tua mano e evoca, no, e se lo fai, tipo... Ah, quando l'avversario attiva l'effetto di un mostro, lo neghi e lo distruggi. E se faccio questo posso applicare l'effetto di scartare, di bandire una carta ed evocare il mostro rimosso sul... ed evocare il mostro che è andato distrutto sul tuo terreno.
Adesso vediamo. Questa è una di quelle carte che terrò perché... cioè, che ne sai che possa salire. E poi secondo me è carina. Allora, l'unica cosa è che non vorrei adesso un playset di queste perché diciamo che... non me garba troppo. Allora, cioè, ragazzi, c'ho i gomiti sfondati. Ok, Gandruk, Grand Tusk Dragon. Allora, prossimo, carta Exorcister. Dai, l'altra secret deve essere per forza buona. Non accetto di sbustare palta su palta, perché sennò è un box scam, perché fino adesso è andato tutto relativamente bene. Adesso se esce Kurika me posso pure incazzare. Ricca. Ragazzi, comunque vi ricordo che se vi subate ci avete la possibilità di vincere il playmat. Arrivati a 20 sub facciamo l'estrazione. E col Prime è gratis. Che schifo. Allora, Chaos. Abbiamo trovato un altro Garura. Un paio di questi. E stiamo laggando a merda. Benissimo. Poi Draco Utopico, Exorcister e un altro Sprite Blu. Lo so, e voglio piangere come non ho mai pianto. Soprattutto perché trovo roba Melfi. Ah, io sono sicuro che il case che non mi hanno mandato, lì dentro c'erano due Starlight e il playset... tutte le carte con due playset di blu. Ok, Gem Knight. No, ma è molto bellina come artwork. Però, nel senso, più dei 0.002 centesimi non posso farla. Oh, mamma mia. È lo stesso verso che faccio quando sborro. Che bello, finalmente è uscita la seconda. Mamma mia, che ansia. Adesso deve uscire la terza. Vaffanculo. E un secondo blu. E un terzo blu. Oh, mamma mia. È stati un... cioè, tanto... allora, Chaos, è così praticamente. I box. Se le ultra sono buone, le secret sono un po' più deboli. Se le ultra sono deboli, le secret sono buone. Ma non è detto che in tutte e due sono ottime. Tanto dopo 5 pack capisci com'è il trick e quindi sai dove puntare. Guarda, io voglio il playset. Chi sei tu per dirmi che non posso averlo? Io vengo a casa tua, Ti faccio una macumba sul case che devi aprire. Ti faccio uscire due playset di lui. E poi ridiamo. E poi rido io, Due playset di lui e Kurika... sempre in playset ma senza la Starlight. No, va bene, ma penso che il prezzo playset non ti cambia niente dalla singola. Lo so, però sono 50 euro di più, nel senso... chi so io per non volerla, scusa. Allora, vediamo come ultra. Dovrebbe mancarne una. Se mi esce una Tier Lamens, non sarebbe male. Invece di della merda. No, ma guarda, considera che la Ultimate Slayer adesso non la vendo, non c'ha senso. Non mi va di vendere a 50. Più che altro sta così al prezzo così basso perché è una carta de side. Ci posso sta, dai.
è una carta side, quindi è un po' più contenuta. Vedremo, vediamo cosa succede con l'euro, perché lì quello che sta poco potrebbe schizzare. Oh, un'altra ultra? Una ultra di più ho trovato? Adesso se mi fa uscire anche un'altra secret sarei molto contento. No. Lo sai già quale entrap avrà la sua rivincita? Ovviamente faranno una banned d'emergenza, metteranno Max C a 1 e avrà lui la sua rivincita. 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Allora no, me ne mancava 2. Ah, vabbè, sì, Cherry. Quello lo so, in Giappone la stanno usando. Infatti quelle che ho, l'ho tipo sovrapprezzato un po' tanto. Qual è l'altra? Cherry, quella che gioca con le carte d'extra. No, lei. Allora, comunque molto bellino il pacchetto Power of Element. Mi sembra di essere tornato all'epoca The Glass. Allora, che palle, allora, 100-100 che c'è una secret buona. Tanto se partiamo con ultra del genere. Magari tornassero quelle ulti. Sì. Guarda, tanto è come le ghost, l'hanno levate e poi sono tornate. Quindi può essere che faranno qualche set con le ulti, tanto per lucrarci un po'. Tipo, boh, una roba alla Kiko. Più che altro perché hanno fatto le collector, quindi non so. Finalmente. Uno sprite. Ti stavo a dire, hanno fatto le collector, quindi non so se rimetteranno mai le ulti. Ma che poi non capisco perché solo da noi hanno fatto sta cazzata delle va. Ah, niente. Sta cazzata delle va, le ghost e le ultimate. In Giappone hanno solo aggiunto rarità su rarità. Hanno 20.000 rarità più di noi. Da noi sembra che devono compensare. Ne tolgono una e ne mettono un'altra. Allora, Melfi. Ormai praticamente neanche le giro più le carte. So già dov'è la foil. Le collector sono meglio delle Starlight. Change my mind. No, le collector sono meglio delle Starlight. Cioè, le Starlight fanno schifo. Diciamo che quello che le salva è il fatto che so talmente tanto tamarre che dici wow, invece le collector sono un po' più deboline a livello d'aspetto, non c'hanno quel che particolare. Mi è capitato di vedere opening dove chi sbustava non si accorgeva di aver sbustato la collector. Cioè la collector è un ultimate più debole. Prima o poi doveva uscire, lo sapevamo, ragazzi, lo sapevamo, prima o poi doveva uscire. È strano che non è uscita già un 6 copie, non ne sono uscite già 6 copie. La cosa positiva è che l'altra secret potrebbe essere veramente buona. La collector Japan sono simili alle ulti, solo che mantengono il pattern delle collector, se non sbaglio. Allora, sai che non l'ho mai viste le collector. Le collector giappo? Allora, fra, diciamo, sono uscite carte molto interessanti, eh. Ti faccio un recap un attimo del... No, è bellissima come carta, ma sta a 3 euro. Allora, come secret abbiamo 2 Ultimate Slayer, 2 terreno, come si chiama, Tier Laments,
due Marta, due di questa, due Sprite Blu, un Instant Contact, una Fusione Tier Lamens e la Collector. Non so se l'avevi vista prima. E poi le Ultra un po' di tutto. Cioè, allora, secondo me Azura non è una carta da 3 euro. Cioè, è una carta, secondo me, da una decina. No, non posso. Cosa ha fatto? Cosa ha sbustato quell'infame? Allora, ricca. Allora. Tiriamo fuori. Basta. Ma tiriamo fuori una bella magia fuori. Cioè, secret. Ah, ha sbustato tipo 5 collector. E che... Fra. Oh, sì, questa migliora un po' la giornata. Grazie. No, ma che palle. Cioè... Non, perché... Allora, guarda, tanto ce n'ho tanti di box da aprire. Io ci credo. Ci credo, anch'io posso sbustare un box di sole ultra secret. Dai. 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 Ecco. Dai. Dai che esce solo ultra secret. Dai che esce solo ultra secret. Dai. Dai, mancano 4 pack. Fammi tirare fuori una foil. Dai, ma no, le super foil. Dammi una foil vera. Ah, no, il tier lamens ultra. Dai, mancano 2 pack. Fammi uscire un'altra secret. O un'altra starlight che sia più decente di quella di prima. Dai, l'ultima. Per favore. Dai. Niente. Ah. Fra, cos'è che ti ha detto Giorgio? No, 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 ma cioè, lo so che sta a qualcosa, però, nel senso, oh, vorrei un'altra secret decente. Che comunque, a livello di ultra, cazzo, sto set c'ha un sacco di robe. Ah... Dai, dai, mi mancano... Allora, per adesso, sì, questo case si sta rivelando relativamente buono, eh. Allora, vediamo. Vediamo. Il Gem Knight. Vediamo se assaggiando le esce qualcosa. Dai. Ecco. Bene. Adesso le assaggio tutte. Cioè, nel senso. L'ho assaggiata, è uscita non oltre da 14 euro. Vediamo. Niente. Se funziona, mi sa una volta box. Sniffa. No, niente. Therion. Forse l'avevo aperto prima. Vai, sniffo. Ah, secondo me in questa c'è qualcosa. C'avevo ragione. Ma so un fenomeno. Tocca sniffa più spesso. Ah, secondo me in questa c'è qualcosa, eh. No, funziona solo una volta. È come la leccata. C'avete qualche altra idea per trovare la foil?
Do un morso, spezzo le carte a metà e esce la secret. No, ma sono un fenomeno, le sto beccando tutte. Ma avevo ragione. Fortuna non l'ho fatto. Il mistero è qualcosa realizzabile su Twitch. Allora. No, ragazzi, sto beccando solo le foil. Sto prendendo a caso. Però, nel senso, magia poteva essere qualcos'altro. Sì, ho sbustato. No, che poi non so se ne ho sbustate 3 o 2. Ok, super. Abbiamo un'altra secret da tirare fuori. E una ultra. Anche 5. Ah, così tanti? Eccolo, guarda, lo volevi. Dai, chiamatemi qualcosa. Che è. Sta qua dentro. Guarda. Cosa volete qua? Ecco, dai. Subito. Bella cazzo. Dai, cosa c'è qua dentro? Qualcuno ha detto. Niente. L'ultima secret che. L'ultima ultra che è comunque Therion. Cioè metterei la mano sul fuoco. Loris. Niente. Comunque, ragazzi, qua c'ho le pile di carte alte 6 metri. Se crolla o perdo tutto. No. No. Che palle. Box di merda. È andato proprio male. C'ho ancora... No, ragazzi, c'ho tipo 10 pack. Ho tolto le foil dai pack. Che palle. Adesso qua non c'è niente. Qua troverò solo draghi tensori. Che cazzo ci faccio? Guarda. Dai, o la Starlight o almeno il Metamatch. Ma datemi qualcosa di decente. Dai, un box fallato con altra secret. Dai, me lo merito. Ho speso 660 euro. Sì, il drago è tuo. Oh, il Metamatch. Però adesso vorrei un'altra... O una Prisma o un'altra secret, dai. Carta punk. Caos, non importa. Tu ci andrai a perdere soldi. Perché mi hai gufato prima. Adesso ti faccio vedere come tiro fuori un'altra secret da sti ultimi 4 pack, eh. Ecco. No, perché è nel terzo ultimo. No, nel quarto ultimo. Guarda, no, aspetta, ho sbagliato, non è questa. È qua. Ma se la mia presenza ti ha portato ad avere la Starlight. Sicuro? Sicuro che eri te? Guarda, no, è qua dentro. È qua dentro. No, non è qua. È qua. È qua, è nell'ultimo. Ragazzi, ve l'ho detto, è nell'ultimo. Niente. Caos, porti proprio sfiga, oh. Da quando sei tornato non è uscita una... Cioè, una secret buona. Sicuro perché di merda meglio di così non posso fare. Allora. Andiamo col prossimo. Che palle. Mi tirate fuori... Cioè, mi aiutate a tirare fuori un blu. Cioè, c'è 3 secret che devono uscire. E c'ho 4 box. Considerando quello di Magic Corner. Eccola. È questa la Starlight. Penso peggiore Starlight che potesse uscire. Ce n'ho pure 2 ultra. Cioè... Mamma mia, come spreca le ultra. Lo so, però c'è roba più forte. Diciamo che Secret sta una decina. Secondo me è come la magia Apollusa. Sì, la magia Apollusa.
come la magia, no, la trappola, come si chiama, utopia. Forte, ma c'è roba più forte. I'm blue, da ba di da ba da. Oh, ma stanno uscendo solo questi, cioè, sono contento. Non lo so se è salito o meno, va a dare un'occhiata a quanto sta. Nel senso, vorrei sapere se mi sta facendo perdere soldi o me li sta facendo guadagnare. Guarda, se all'euro la giocano. Comunque, se devi comprare qualcosa, comprala prima dell'euro. Perché post euro potrebbe qualcosa schioppare. Che palle, Gem Knight. Basta. Ne ho sbustati troppi. No, un'altra. Ma perché? Perché dobbiamo sprecare così le secret? O sali di nuovo a 30 euro come stavi prima. O veramente. Cioè. Cioè, ognuna di queste schifezze che esce mi toglie una possibile, ma Sprite blu, un Ultimate Slayer, cioè, mamma mia, voglio morire. 3 euro, mi dissocio dalla morte. Che palle, un altro power tool, basta. Darò fuoco a tutti i morfotronici che trovo. Dai. Una secret decente. Allora. No, vabbè, il caos. Se le robe si compra in playset, non si compra mai in due pair. Perché dopo se sale e ti serve la terza, Rosy, che dici? No. Cappello c'aveva ragione. Ecco, già questa, decente. Cioè che poi, adesso non vorrei dire, ma quando metti la roba nell'album e non è in playset, che ti rimane un cazzo di buco, che fai? Te fai i pompini da solo e dici, ah, bello la... Cioè, bello il buchino laterale, eh? Che merda, che merda. Dai. Che dopo bisogna farsi i conti per capire se ci avevamo smenato o meno. Il playset di Pokémon 4, però. Sì, vabbè, ma se collezioni è un altro paio di maniche. Se giochi, devi per forza avere il playset. Cioè, poi se sei un vero uomo, quando collezioni, collezioni in prima, in seconda, inglese e giapponese. E cioè, italiano in prima e in seconda, poi giapponese in prima e l'inglese in prima. E Shadowless anche. Oh, oh, sì. Bene, una delle tre l'abbiamo trovata. Dai, dai. Adesso ne mancano due da trovare. Allora, niente. Mezzazzi. E quanto te l'ha fatta pagare? Aspetta, se c'era Giorgio l'hai pagata poco. Se c'era Lorenzo l'hai pagata tanto. Se c'era Woody ti è venuto incontro. Allora, vuol dire che non c'era Lorenzo. No, Lorenzo te la faceva almeno 2 euro. Aspetta. Miau, 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 miau.
Allora, ragazzi, è passata 1:43 di spacchettamento. Io sto iniziando ad accusare il colpo. Dai, portami bene. Ragazzi, se vi subate, lei mangia, eh. Non vi fa tenerezza? Guardate, poverina, non mangia, se no. Ah, allora, diciamo che quello t'ha salvato. Che eri confident con Giorgio. Ha detto, vabbè, questo allora è un amico. Oh, guarda, ste robe, no? Ho sbustato una valanga e sono contento così, grazie. Fra, tu gli hai dato da mangiare, anche Chaos, ma se c'è qualcun altro, poverina, non mangia dopo. Sai, non bastano una sub per comprare il da mangiare per il gatto, perché, nel senso, lei ha bisogno di un sacco di cibo, vedete com'è denutrita. Bro, sei fiero di me che ho comprato un case Jap, una carta Jap PS10 solo perché era più figa? Ma guarda, secondo me, nel senso, dipende quanto l'hai pagata. E poi, gradata come? PSA, BGS, BGS o Grad, o Car Market, o stati di conservazione, ce n'è tante. Ah, PSA poi, sì. Che imbecille che so. Dai, dai, che devo uscire Ultimate Slayer. No, ecco, sprecata la prima ultra. E la vita se bella con i Tierlamens. Basta avere la fregna, che ti migliora la testa. Roba Exorcister. Oramai, prima c'era il mucchio delle super, il mucchio delle comuni, il mucchio delle secret. Adesso c'è il mucchio delle bustine vuote insieme alle super. E per terra c'è un mucchio di bustine. Niente. Non ci siamo. Non si può fa. Ti mando la foto della carta. E ci siamo giocati un'altra secret. Yeah. Ah, mi sento come quando è uscito Gufo Neve la prima volta. Che stavi lì e morivi. Che palle, cioè i goti confido che salgano di prezzo, come hanno fatto quei cazzo di insetti. No, no, dai, no, è una presa per il culo. Non si può fa così, dai. Curicara in 3x, no, in 4. Quanti cazzo di Curicara? Eh no, dai, 4 Curicara non si può, Guarda, non c'è più niente. Cazzo, le secret sono uscite, almeno tirate fuori delle ultra decenti. Ma baci. Ma che... Cioè, almeno mi dovete tirare fuori un altro blu. Cioè, non posso sbustare 4 Curicara e 2 blu, No, non te lo regalo. Dai. Ma guarda, pure le ultra fanno... Ma sto box è da bruciare. Il Gemnet di merda. Dai, non si può, ma non si può sbustare sta roba, dai. Pure la presa per il culo della Starlight, cioè. Ma guarda, ma dai. Dai, ma siamo seri. Vabbè, non mi salvate la situazione con questo. Neos. Dai. Ah, sta merda. Dai, sbusto più di 5, quasi 500 pacchetti.
Che sta merda esce. Non è possibile che non esce un playset di blu. Poi dice che non mi devo incazzare perché Yugi è socialità, gioco, divertimento. Cazzo, 250 pacchetti. Un playset di blu devo... E un'altra Ultimate Slayer. Oh, sì, vai. Quanti box mi sono rimasti? Uno. Un box. Dai, no, che schifo. Mamma mia, è veramente da dimenticare sta roba. Ultimo box. Poi c'ho quello in italiano, The Magic Corner. Se volete acquistare questo prodotto lo trovate su Car Market. Sì, su Car Market. Lo trovate sul loro sito. Di sconto. Poi, se non è più sconto, avete il mio codice sconto 2022 cappello. No, dai. Che palle. No, mi girano proprio le palle. Mi fate uscire un blu. Uno. Un blu e un Ultimate Slayer da qua dentro. E io non chiederò niente. Mi va benissimo così. Se, giuro che se sbusso un altro... Oh, Kurikara me incazzo, eh. Cioè, che non è possibile, perché... Lì dopo significa prendermi per il culo, eh. Cioè, capisco di averlo pagato poco il case. Però neanche di... Guarda, l'ha pagato così poco... L'ha pagato così poco da trovare tre curi... No, quattro Kurikaka più uno Starlight. No, no, da... No... Voglio morire. No, ovviamente mi dissocio dalla morte, però, nel senso... È un altro metamatch. Mamma mia. Disastro. Oh, mamma mia, fortuna. Ricominciamo con le ultra decenti. Io ho usato il tuo sconto su 120 euro e mi ha scontato 6 euro perché il box era già in offerta. L'hai utilizzato lo sconto. Dai, ti è rimasto quello di Luca. Da poter usare. Ah, dai. Dai, almeno una delle due. O Ultimate Slayer o il blu. Confido nel blu. No, anche Luca c'ha il 10%, eh. Mamma mia, sto iniziando a sudare. Bene, sprechiamo le ultra, dai. Dai, brava, grande Konami. Gaming Tonight. Anche lui c'ha il codice sconto. GT, no, 2022 GT, una roba del genere. Regulus. Sì, Regulus. Irregular. Mamma mia, ho letto Sprite e ho detto dai. Che culo. Che culo. Allora. No, dai. E niente, il viaggio finisce qua. Se non fosse che ce n'è rimasto un altro. C'è rimasto quello di Magic Corner. Quello in italiano. Quello che potrebbe salvare la situazione. Già, mamma mia, che... Siamo giocati la roba buona all'inizio. Mamma mia, che roba indecente. Dai. Che schifo. All'inizio i box con le ultra buone, la Starlight. Guarda, c'è spero. L'unica cosa è che
cioè, ma guarda, non c'è niente. Allora, niente, l'emo finiti. Vediamo. Confidiamo in quello di Magic Corner. Ragazzi, alzate le braccia al cielo e mandatemi la vostra energia. Anzi, mandatemi il vostro cuore delle carte. Non vorrei rovinare la scatola perché lo vorrei mettere in collezione. Mia nonna non ha ancora detto niente sul case, quindi si è dimenticato o il corriere se ne è sbattuto i coglioni. Il corriere se ne è sbattuto i coglioni. Porca troia, non riesco ad aprirlo. Dai. Allora. Questi sono in italiano, eh. Ritorna Eso sorella. Come hai visto, 1 ora e 40 è finito il case. Sì, ci ho messo relativamente poco. Metamask circolare. Ragazzi, ma come cazzo ha fatto le bustine la Konami a sto giro? No, questa me la tengo. Sì, LED è troppo bella. È un misprint. Ma sono tutte... Ragazzi, sono tutte così. Cioè, posso guadagnare qualcosa? No, ragazzi, possono valere qualcosa delle bustine così? O io o questa me la tengo da parte. Quelle sta... Apriamo qua. Sì, guarda. No, quelle normali le apro. Quelle misprint le tengo. Però che palle. Cioè, io volevo aprirli. Io spicciate. Qua 100-100 c'è la roba che costa. Ma sicuro. Non ho aperto. Dai, apriamo quelli... Non ce l'ho il bilancino. Tanto le foil stanno nella parte misprint. Guarda, tutte... Tutta merda. Ecco. Bam.
la roba punk. Dai, almeno una secret, dammela. No, la ricca. Con ricca. Con ricca, porca troia. Ben terrore, mamma mia. No, sì, non ce l'ho. Non perché... Sì, sì, sì! Sì! Grazie a Dio, grazie Magic Corner, mamma mia. Mamma mia. 108 gradi in camera mia. E ce l'abbiamo fatta. Adesso manca... Se qua dentro c'è un blu... Non c'è, ma se qua dentro c'è un blu, siamo a cavallo. No, la super de merda. Beh... Ragazzi, le fuori stanno tutte nelle mi sprint, ma vaffanculo. Allora, tieni per un altro video. No, adesso sento qualche gruppo e mi faccio spiegare bene se hanno un valore. Ragazzi, è stato bello. È stato molto divertente. Aspetta, fammi levare sto braccetto di merda. Ragazzi, è stato molto bello, è stato molto divertente aprire con voi questo case. È da fare un attimo due conti, perché due blu e due Ultimate Slayer sono un po' pesanti da digerire, però... Però c'ho tre della terreno, il case è quello che ho pagato 6,60. Diciamo che ce posso... Alla lontana ce posso anche sta. Ce posso anche sta. Grazie per essere stati in compagnia. Grazie per le sub. No, ok, però io non parlo di quello di Magic Corner. Quello non cioè non lo considero. Devo tenere in considerazione solo quello che ho sbustato dal case che ho pagato. Le terreno c'ho il playset. C'ho un sacco di ultra buone. Quindi... Quelle non sono male, boh, è da valutare. Grazie per la compagnia e noi ci rivediamo a settembre. Ragazzi, a settembre ormai. Sicuramente coi team e poi ricominciamo la programmazione come ogni anno. Un bacione a tutti, alla prossima.